Vi spieghiamo il meccanismo di vigilanza unico. Ricordate Sara? Di recente ha imparato come la Banca Centrale Europea e l'Eurosistema contribuiscono a mantenere stabili i prezzi nell'area dell'euro. Però Sara è preoccupata. Sa che la BCE si dà molto da fare per preservare il valore del denaro. Ma come può sapere che il settore bancario è sano e che i suoi risparmi sono al sicuro? La crisi finanziaria mondiale ha dimostrato come i problemi del settore bancario di un paese si possano propagare ad altri paesi. L'area dell'euro ne è stata particolarmente colpita perché paesi diversi applicavano standard diversi nella valutazione delle banche. Per assicurare in futuro l'applicazione delle stesse regole a tutte le banche e il monitoraggio permanente del loro stato di salute, i paesi dell'Unione Europea hanno creato un organo di vigilanza sovranazionale. Il meccanismo di vigilanza unico, con sede a Francoforte, fa capo alla Banca Centrale Europea e opera in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza nazionali dei paesi che utilizzano l'euro. Anche i paesi non appartenenti all'area dell'euro possono partecipare su base volontaria. Il meccanismo, cardine dell'unione bancaria, ha lo scopo di rendere l'area dell'euro finanziariamente più stabile e di contribuire alla ripresa della nostra economia. Alla Banca Centrale Europea è affidata la vigilanza diretta, su base giornaliera, delle maggiori banche, mentre le autorità di vigilanza nazionali continuano a occuparsi dei rimanenti istituti. Ma concretamente il meccanismo di vigilanza unico cosa fa? Sara è curiosa. Il suo compito principale è controllare che le banche rispettino la normativa bancaria dell'Unione Europea e affrontino i problemi tempestivamente. Il meccanismo di vigilanza unico verifica come le banche assumono e concedono i prestiti e come effettuano gli investimenti. In altre parole, valuta se sono idonee a operare. Inoltre, il meccanismo di vigilanza unico ha il potere di richiedere alle banche di detenere più moneta come riserva, ossia come rete di sicurezza in caso di problemi. Rilascia e ritira le licenze bancarie e, in alcuni casi, sanziona le banche se violano le regole. Il meccanismo di vigilanza unico si prefigge di rendere le banche più sane e più resistenti a shock esterni quali le crisi finanziarie. Queste sono buone notizie per Sara. Il meccanismo di vigilanza unico aiuta a mantenere le banche sane e i risparmi di Sara al sicuro. Per saperne di più, www.bankingsupervision.europa.eu